La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per piogge e temporali. Su tutta la regione potranno verificarsi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporali improvvisi e intensi e rapidità di evoluzione. Lunedì alle ore 15 presso il ponte Tibaldi, il Dipartimento di Ingegneria del Lunisagno, in collaborazione con l'Osservatorio Vesuviano e con il Comune di Benevento, inizierà un'attività di sperimentazione per lo sviluppo di sensori accelerometrici per valutare lo stato di salute delle infrastrutture, quali ponti stradali e ferroviari. Celebrata presso la chiesa di Santa Sofia, patrimonio mondiale dell'UNESCO, la ricorrenza di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. La cerimonia religiosa, che si è svolta alla presenza delle massime autorità civili e militari, è stata officiata da Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento. TV7 al termine della Santa Messa ha incontrato il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Eugenio Bua, intervistato da Alfredo Salzano. Diciamo che per noi, diciamo, San Matteo è un evento importante e ci è piaciuto qua organizzarlo in questa bellissima chiesa che è Santa Sofia, nel centro della città. Sono intervenute tutte le autorità e questo ci ha fatto molto piacere. Siamo molto contenti di aver potuto partecipare con la collettività e il nostro santo patrono. Ecco, ne approfitto della sua presenza per parlare anche di quel famoso trasferimento di cui parlavamo qualche tempo fa, per quanto riguarda l'operatività della nuova caserma del comando. A che punto siamo? Sì, siamo molto contenti perché l'opera è in avanzato stadio di sviluppo, sarà una caserma bellissima, molto grande, imponente. Siamo all'interno dell'ex scuola Allievi Carabinieri. All'interno dell'ex scuola Allievi Carabinieri, due complessi molto grandi, si passeranno dagli attuali 2000 metri quadrati a 11.000 metri quadrati di caserma, quindi sarà veramente un'importante opera logistica. Le ultime proiezioni di ultimazione dei lavori ci danno la consegna dei lavori per il secondo semestre del 2024, dell'anno prossimo. Quindi. Grazie tanto, grazie a voi. La sala convegni dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù, Fate Bene Fratelli di Benevento, sta ospitando in questo weekend un corso teorico-pratico sull'ecocardiografia da stress e la valutazione del flusso coronarico. Dal 2013 questo appuntamento annovera come relatori i maggiori esperti italiani di ecocardiografia da stress, tra cui il professore Eugenio Picano della CNR di Pisa, con il quale la cardiologia del Fate Bene Fratelli di Benevento vanta una lunga collaborazione. Ascoltiamo l'intervista di TV7 al professor Bruno Villari, realizzata da Alfredo Salzano. Oggi riprendiamo il corso residenziale di EcoStress. Abbiamo una trentina di medici che provengono da varie regioni del sud Italia. Noi abbiamo una versione residenziale che facciamo qua, che abbiamo sospeso causa Covid per un paio d'anni, ed è una decina di anni che lo facciamo, questa è l'ottava. E poi abbiamo una versione invece che portiamo itinerante, che abbiamo portato in varie regioni d'Italia, in Calabria, in Puglia, eccetera. Abbiamo relatori molto importanti, ecocardiografisti molto prestigiosi, italiani, e del CNR di Pisa, di Lucca, di Bari, molto oltre tutti i nostri, la nostra squadra. È un corso teorico e pratico, con una parte pratica molto interessante, dei cardiologi meno esperti che vengono a essere introdotti nella metodica su cui noi abbiamo fatto un investimento tanti anni fa e che in realtà ha fatto entrare l'EcoStress nelle linee guida internazionali nella parte diagnostica delle malattie cardiovascolari. Questa è anche una grande soddisfazione, devo dire, da parte di tutti quanti noi, e in particolare il dottore Ciampi, che si è dedicato in prima persona nella diffusione della metodica, che è un po' l'alfiere, insieme al dottore Picano, della diffusione di questa metodica. Ecco, dal punto di vista tecnico, in cosa consiste questa prova di EcoStress? L'EcoStress è un test di provocazione, si chiama test provocativo, in cui il cuore viene messo sotto uno stress farmacologico, e questo è particolarmente utile se si considera che tanti pazienti non possono fare uno stress fisico come il tappeto o la bicicletta. Quindi uno stress con un farmaco, il dipiridamolo, che è un farmaco in uso comune, che è un vasodilatatore, mette il cuore sotto sforzo e vede il cuore come reagisce. Diciamo, inizialmente vedevi solamente la reazione generale del cuore. Oggi con la tecnologia a disposizione riesce a vedere le coronarie,
riesce a vedere almeno due coronarie, le coronarie principali di sinistra e di destra, riesce a vedere il flusso se aumenta come dovrebbe sotto sforzo, e riesce a vedere se il cuore ha una sofferenza diretta, perché vedi il cuore, vedi i polmoni, se i polmoni iniziano a soffrire perché il cuore soffre, quindi aumenta l'acqua nei polmoni, mentre prima vedevi solamente la cinetica, ora vedi cinque parametri, infatti ABCDE si chiama, che sono i cinque parametri che si vedono, quindi un esame molto molto più completo, e questo grazie alla tecnologia che ti permette di vedere delle minime variazioni che avvengono nel funzionamento dell'apparato cardiovascolare, nonché dei polmoni, perché i polmoni sono collegati al cuore. Potenziare i rapporti commerciali, culturali ed economici della Campania con un paese dell'Asia centrale in forte sviluppo, quale appunto la Repubblica del Kirghizistan. Così il console onorario del Kirghizistan in Campania, Antonio Castiello, avvocato e docente universitario, ha commentato l'apertura nella città di Benevento della prima sede consolare in Italia del paese asiatico. La sede, ubicata a Benevento in Viale Atlantici 27, è stata inaugurata dall'ambasciatore del Kirghizistan in Italia, Talai Bazar, dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e dal console onorario Castiello, alla presenza di numerose autorità militari e civili, tra cui il prefetto di Benevento, il presidente della provincia e non pochi sindaci della Campania e della Basilicata. Un evento credo molto importante, perché adesso ci sarà la possibilità per tutta la comunità kirghisa della Campania, oserei dire dell'Italia, perché intanto i kirghisi in Italia sono tantissimi. Faremo un censimento a breve, io credo che siamo intorno ai 14-15 mila persone, solo la Campania dovrebbe avere 2.000-2.500 persone minimo, quindi da questo momento avranno maggiore protezione, ci sarà la possibilità di integrazione, quindi io potrò seguirli, diciamo, per quelle che sono tutte le attività culturali, scientifiche, quindi ci sarà la possibilità di avviarli verso scuole di formazione, quindi integrità sociale, quindi diciamo una bandiera di un paese straniero, intanto è simbolo di pace. E diciamo che in questo momento forse la pace nel nostro sistema è importante, perché insomma viviamo un momento particolarmente drammatico. Quindi, ma la cosa importante è l'integrazione sociale. Guardi, io credo che sia un momento straordinario per questa nazione, che è riuscita ad avere 2 anni fa circa l'ambasciata a Roma, adesso il primo consolato in Italia, quindi credo che sia davvero un momento straordinario che dobbiamo vivere tutti in grande amicizia. È chiaro che il console interviene in tutte le attività, quindi anche quelle commerciali, anche in quelle che possono essere tutte le attività, le relazioni che possono avere i nostri imprenditori con il Kirghizistan. Peraltro Benevento era una città tessile, il Kirghizistan ha in questo momento circa 500.000 persone che lavorano nel tessile, quindi è chiaro che può essere anche su questo ci potrà essere collaborazione reciproca, potrà essere, se ovviamente le attività industriali di Benevento ritengono, si possono avviare delle iniziative commerciali di grande spessore, certo. Beh, mi pare che questo sia l'unico consolato del Kirghizistan che esiste in Italia, quindi per noi è un motivo di orgoglio e di primato, e quindi sono qua volentieri a ricevere l'ambasciatore. Rapporti e colloqui internazionali sono sempre utili, perché le cause del dialogo, sia in termini di natura di relazioni umane, sia sul piano del contagio economico e sociale, sembra una cosa importante. Speriamo dopodiché che ci siano occasioni anche per imprenditori di Benevento di recarsi da quelle parti e di avere possibilità e opportunità da dispiegare in quel paese, che dovunque si va e si porta il know-how italiano, insomma c'è la possibilità di una crescita sia per quanto riguarda l'industria italiana o il commercio italiano, sia per quanto riguarda la presenza dilatata in quelle aree là e accrescita anche da parte loro. Noi tentiamo di essere attrattore culturale, non soltanto culturale, anche di investimenti, insomma tentiamo di essere un modello rappresentativo della nostra realtà, di una realtà delle aree interne che soffre tante cose, ma anche in grado di esprimere con orgoglio tante cose e di mettersi in mostra per, diciamo, una sorta di affrancamento dai bisogni e dalle difficoltà, per una crescita che non è che avviene all'improvviso, però insomma una crescita che matura man mano. Dobbiamo soltanto rompere questa bolla che ci ha esasperato per tanti anni, quella degli assi viari e quella su ferro. Speriamo che insomma nel 2026 qualcosa vada avanti.
accusato di maltrattamenti e minacce al figlio e per questo motivo arrestato dalla polizia ed associato al carcere di Benevento un 62enne. Dopo l'udienza di convalida con il GIP Vinetti, a seguito della difesa dell'avvocato Gerardo Giorgione, l'uomo ha lasciato il carcere e gli è stato applicato il divieto di avvicinamento alle persone offese. L'indagato ha infatti respinto le accuse contestando ogni addebito ed anzi dichiarando l'assoluta inesistenza di quanto affermato dalle persone offese. L'avvocato Giorgione ha infatti precisato una serie di incongruenze nelle dichiarazioni delle persone offese, dimostrando l'impossibilità di quanto accusato al pervenuto. Pertanto il GIP ha accolto la richiesta di modifica della misura, rimettendolo in libertà. Si è tenuto dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli il processo a carico di Pompeo Masone, di 58 anni, di San Giorgio del Sagno, imputato di furto aggravato di acqua ai danni della società Alto Calore Servizi, difeso dall'avvocato Vittorio Fucci. L'uomo in concorso con un'altra persona al fine di trarre profitto per sé e per altri mediante l'utilizzo di un tubo metallico, costituendo un vero e proprio bypass che attraversava orizzontalmente la parete dell'abitazione dell'imputato, ha sostituito la porzione di conduttura che avrebbe dovuto invece ospitare il relativo contatore idrico dell'Alto Calore, si sarebbe impossessato dell'energia idrica, cagionando alla società Alto Calore un danno quantificato in circa 4.000 euro. I fatti sono stati accertati a San Giorgio del Sagno. L'uomo era stato condannato in corso con un'altra persona dalla Tribunale di Benevento nel marzo del 2022 alla pena di 6 mesi di reclusione. La Corte di Appello invece è stata di diverso avviso ed, accogliendo la tesi dell'avvocato Vittorio Fucci, ha assolto l'uomo. Il Consiglio Provinciale di Benevento è stato convocato il 28 settembre alle 11 e in seconda convocazione il 29 settembre alle 11.30 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori per trattare i seguenti argomenti: letture ed approvazione dei verbali della seduta precedente, variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, al documento unico di programmazione 2023-2025 ed ancora al programma triennale 2023-2025, all'elenco annuale della lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione provvisoria 2023, approvazione del bilancio consolidato della provincia di Benevento ai sensi del principio contabile applicato ed ancora strada provinciale numero 37 da strada statale 90 bis ad abitato di Sant'Arcangelo Trimonte, occupazione terreno in proprietà panarese Gianfranco ed altri ed infine altre comunicazioni. Con lo sblocco della quarta rata del PNRR alla provincia di Benevento vengono sottratti altri 124 milioni di euro. Si tratta di progetti comunali relativi alla manutenzione del territorio, il dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico e le infrastrutture sociali. Al danno si aggiunge anche la beffa di voler utilizzare gli altri fondi strutturali per rifinanziare progetti già pronti, risorse già destinate al sud che vorrebbero così usate come sostitutive e non aggiuntive. Così in una nota Antonella Pepe del Partito Democratico di Benevento: siamo di fronte all'ennesimo schiaffo per il Sagno, ad un anno esatto dalle elezioni che anche qui hanno sancito la vittoria del centrodestra. Il membro della direzione nazionale del Partito Democratico continua: quanto sta accadendo sul PNRR dimostra tutta l'inadeguatezza di questa maggioranza di governo, intenta a nascondere dietro inutili passerelle i ritagli, i tagli e l'assenza di risposte per gli italiani e per il territorio. Rivolgo un invito ai sindaci, agli amministratori e a tutte le realtà sociali realmente interessate al nostro territorio ad organizzarsi, ad avviare immediatamente un confronto in tutte le sedi per chiedere conto delle scelte e delle azioni che stanno danneggiando il Sagno e le nostre comunità. Ancora a tutt'oggi persiste il miasma che affollate ricopre l'intera città di Benevento, apparentemente proveniente dalla valle del fiume Calore. Nonostante i tavoli tecnici non vi è traccia di soluzione, si rimane sempre in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti, ovviamente i risultati dei campionamenti, gli eventuali esiti dei controlli che il gestore del consorzio dovrebbe già aver effettuato sulle attività inesistenti sulla zona ASI ci forniranno un quadro d'insieme. Così Angelo Feleppa, responsabile ambiente di Forza Italia Benevento: non si può essere tacciati di preoccupazioni eccessive se a partire dalla zona ASI si avverte uno sgradevole odore che porta il cittadino ad essere giustamente spaventato. Sarebbe doveroso acquisire un parere della competente ASL per fornire maggiori rassicurazioni alla popolazione. Vanno rassicurate le tante attività produttive presenti nell'area di Ponte Valentino, i lavoratori e quante a vario titolo si trovano nella zona ASI.
Campania in festa con il lotto. Nell'ultimo concorso sono state centrate vincite complessive di oltre 192 milioni di euro, di cui 21.660 vinti anche a Benevento. La Regione Campania, con decreto del presidente Vincenzo De Luca, ha proceduto alla nomina del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano nelle persone del presidente della provincia di Benevento e sindaco di Faicchio, Nino Lombardi, del sindaco di Limatola, Domenico Paresi, e del sindaco di Foiano Valfortore, consigliere provinciale, Giuseppe Angelo Ruggero. Sono state così accolte le indicazioni a suo tempo votate dal Consiglio Provinciale di Benevento, lo comunica il presidente Nino Lombardi. Dopo il taglio del nastro prosegue la 48esima edizione della Fiera di Morcone. Invitato alla manifestazione il prefetto di Benevento, Sua Eccellenza Carlo Torlontano, che ai nostri microfoni ha espresso compiacimento e congratulazioni per gli organizzatori. Ringrazio dell'invito e anche dell'organizzazione di questa, siamo arrivati alla 48esima, se non ricordo male, edizione di una fiera molto importante per il territorio, non solo di Morcone ma dell'intera provincia. È sicuramente un'iniziativa e un volano per l'intera economia, non solo del comprensorio ma anche ultra provinciale, e sono dell'idea che queste iniziative vanno supportate e vanno incoraggiate anche per la ripresa economica dell'intero territorio provinciale, che ha subito un'ulteriore infrenata a seguito anche del Covid e quindi della conseguente crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica. E di conseguenza il coraggio è veramente tanto di questi imprenditori che si mettono sempre in gioco anche nei momenti di difficoltà dove è importante ripartire. Senz'altro, appunto per questo queste iniziative sono importanti come incoraggiamento e come anche supporto della comunità locale a questi imprenditori. Sabato 23 settembre alle 20.30 presso l'Aria Fiera di San Giorgio del Sannio, appuntamento imperdibile con il defilé di abiti da sposa firmato Sorelle Panella. L'atelier, nato nel 2012, unisce la professionalità di tre sorelle, Roberta, Narita e Valentina, che accomunate dalla passione per l'abito bianco decidono di dar vita a qualcosa di esclusivo, in cui ogni donna possa realizzare il suo sogno di sentirsi perfetta nel giorno più atteso della propria vita. L'atelier è tra i più grandi d'Italia, con una esposizione di oltre 800 abiti delle griff più prestigiose. E come tutti gli anni, appuntamento imperdibile a San Giorgio del Sannio, sabato 23 settembre alle 20.30 presso l'Aria Fiera, per portare in passerella tutte le novità con la collezione 2024 di abiti ed accessori. L'atelier darà dimostrazione di come si possa andare oltre, dove l'esclusività è autentica, grazie alla sartoria con specialisti del settore sempre presenti nelle varie prove d'abito. Le sorelle Panella vi aspettano sabato 23 settembre alle 20.30 a San Giorgio del Sannio, per accompagnarvi in un viaggio fatto di eleganza, sobrietà, atmosfera adeguata per considerare la sposa come una regina in un mondo incantato. È di notte che le energie si sprigionano. È di notte che affiorano ancestrali pensieri. È di notte che gli antichi rituali prendono forma. È di notte che si svela la magia. La notte delle streghe. Il 30 settembre a Benevento vieni a scoprire il misterioso fascino delle Janare. È ufficiale, la gara Brindisi Benevento, valida per la quinta giornata d'andata del campionato di Serie C Girone C, si giocherà lunedì alle 20.45 a porte chiuse al Curcio di Picerno, in provincia di Potenza. Lo ha deciso il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, al termine della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, alla presenza del questore, dei comandanti provinciali, dei carabinieri e della guardia di finanza, del vice sindaco e del direttore esecutivo del Brindisi.
Prosegue la vincente tour di Sport 7 Live che lunedì approderà sul palco del Teatro Romano per seguire a partire dalle 20:10 la partita Brindisi-Benevento valida per la quinta giornata d'andata del campionato di Serie C Girone C. TV7 l'area archeologica del Teatro Romano di Benevento, un abbinamento vincente che si ripete ancora una volta nell'ambito del piano di valorizzazione dei monumenti. A condurre il riuscitissimo format il giornalista Alfredo Salzano che assieme ad una squadra di ottimi opinionisti seguirà secondo dopo secondo la gara dei giallorossi di mister Andreoletti. Un ringraziamento al direttore del Teatro Romano Giacomo Franzese e a Ferdinando Creta della direzione dell'area archeologica del Teatro Romano. Sport 7 Live vi aspetta lunedì 25 settembre a partire dalle 20:10 sui canali di TV7 in web streaming www.tv7.net e sui canali social Facebook TV7 Benevento e YouTube TV7. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.